E allora, noi partiamo con la trasmissione classica, perché molti ovviamente ci hanno visto in una fase diversa. Da ora potete inviare le vostre domande al sindaco per ovviamente la risoluzione di problematiche. Sindaco, io partirei dal successo, no? Di ieri, dell'evento Paziente come me, perché il successo, giornalisticamente parlando, quello di aver calamitato qui parecchie istituzioni, e solitamente vediamo soltanto nei capoluoghi di provincia. Mi riferisco al presidente della Commissione Sanità, l'onorevole Topo. Mi riferisco al presidente, che io sono andato via, ma mi hanno detto che poi ha partecipato, all'onorevole Stefano Graziano, che è presidente del Partito Democratico in Regione Campania. In generale poi c'erano delle eccellenze mediche, come appunto il neurologo, il dottore Lavornia. Diciamo, eventi che eravamo abituati a vedere in un capoluogo, oggi li ospita Marcianise in questo piacevole giardino, perché tra l'altro chi ci segue non lo sa, ma qui c'è anche una certa frescura che, diciamo, non è che ci dispiace proprio. No, ma il fatto del capoluogo di provincia, non diciamo queste cose, perché altrimenti rischiamo poi di creare qualche incidente diplomatico. Non giornalisticamente parlando, sì, questa è la mia analisi. Poi voglio dire, è chiaro che lei deve avere da politico un'altra visione, però mi sembra... No, diciamo che noi stiamo continuando a svolgere un'azione qui su Marcisi. Ci fa piacere che siano organizzate l'iniziativa di ieri. È un'iniziativa fatta dall'associazione Paziente come me, il cui presidente è un marcianisano, l'avvocato Consiglio dell'IPAO, e che è un'associazione che si muove molto attorno alla cattedra di neurologia dell'Università Luigi Vanvitelli della SUNA, l'ex SUNA di Napoli, e che praticamente ci consente di stare un attimo soltanto. Non dovete fare entrare le macchine, dovete bloccare tutto, chiudere il portone, perché stiamo facendo questa cosa. Cacciatevi e chiudete il portone. Faccio la radiocronaca, nel senso, sì, che noi siamo proprio dietro di noi, c'è, cioè, il portone di uno degli ingressi del comune, e le macchine, ovviamente quelle degli addetti ai lavori autorizzate, possono regolarmente, abitualmente, immediatamente accedere. È chiaro che con i rumori che producono le macchine, diciamo, si crea qualche, sì, difficoltà di audio. Prego, signor. E quindi praticamente ci ha fatto piacere questa iniziativa, perché è un'iniziativa di carattere regionale, e ci ha fatto piacere che abbiano scelto Marcianise per vederci qui, e abbiamo visto, come dire, abbiamo avuto la possibilità di fare una riflessione su un mondo che è un mondo, come dire, del bisogno, un mondo della disabilità, che è un mondo particolare, cui va la nostra particolare vicinanza. Va tutto bene, sindaco, a Marcianise questa settimana? Due sono le cose: o è caldo, o c'è caldo asfissiante, quindi le persone non inviano domande perché sudano a inviarle. Questo accade ovviamente con i telefonini, con le telecamere, quindi lo capisco perfettamente. Pure lei ha risolto d'un tratto tutte le problematiche su Marcianise. Delle due l'una, no? Diceva un più famoso collega nostro. Ma allora su questa cosa voglio dire che sono particolarmente, insomma, mi fa piacere fare dell'osservazione su questa faccenda. Non è che noi abbiamo risolto tutte le problematiche, però noi siamo riusciti a rispondere a molte delle questioni che ci sono state poste. Queste questioni che ci sono state poste hanno creato, e la risposta immediata ha creato, un meccanismo virtuoso, particolare, che ci aiuta molto e fa capire alle persone che i problemi, se ci sono, possono essere affrontati e possono essere anche risolti. Questa cosa qua è una cosa particolarmente importante, e praticamente ci fa capire che si può creare un rapporto tra i cittadini e gli amministratori. Il fatto di fare le domande significa, questo appuntamento che noi facciamo, un appuntamento per fare le domande al sindaco, io rispondo volentieri, ma anche un appuntamento per spiegare le cose che sono state fatte, per farle vedere. Io adesso, mentre parlavo con voi, mi sto un attimo
distraendo perché mi stanno arrivando dei messaggi. L'ultimo messaggio che mi è arrivato, lo voglio far vedere, è il messaggio di un mio amico, di un cittadino, il quale praticamente mi ha mandato, vediamo un attimo se riusciamo a farlo vedere, mi ha mandato, scusa un attimo, vediamo un po'. Io intanto le vado a leggere il messaggio, no, di Armando, no, sì, prego, prego. Un secondo solo. Allora, questo è il cimitero di Marcianise, il cimitero di Marcianise, questo signore qua si chiama Giovanni Zibideo, adesso vi dico, questa è l'area dei caduti in guerra, è un'area... Non so, diciamo, se si riesce a vedere, perché siamo pure contro solo. Sì, va, a vedere. Prego. È un'area praticamente cui noi ci teniamo molto. Questo signore qua si chiama Giovanni Zibideo, questo qua è un volontario, e io lo ringrazio molto perché questo sotto il sole, sotto la pioggia, no, perché il sole, ma praticamente l'aria, quest'area qua, che è l'area appunto della, dove ci sono i caduti in guerra, dove c'è stato il monumento. Prego. Dove c'è il monumento, lui autonomamente è stato lì e ha ripulito tutta quest'area, ovvero ha ripitturato tutta la ringhiera di quest'area e ha ripreso e ripitturato tutte le indicazioni dei nomi sulle tombe. Questa cosa qua è una cosa molto bella, ecco, ho visto che ha ricostruito, ha ridato pure luce alla scritta sulla base del monumento, la sezione combattenti ai fratelli gloriosi. Questa fu fatta, questa abbassi leggermente, ok, perfetto. Quest'area qua fu curata e fu voluta dall'associazione combattentistica che stava qui, il famoso storico professore Amoroso, che volle questa azione di questo tipo, e questo praticamente ci ha adesso il volontario ci ha aiutato e ci ha fatto, come dire, è stato lì e ha voluto praticamente abbellire questa parte del cimitero. Lo dico questo, eccolo qua. Qua praticamente lui è insieme al responsabile della società, la cooperativa che ha in gestione i servizi interni al cimitero, i servizi cimiteriali all'interno del cimitero, e io li ringrazio il nostro amico, lo ripeto il nome è Salvatore Zibideo, Salvatore Zibideo, che ha fatto questo lavoro molto bello, che dà molto il senso del civismo. Lo dico questo perché molte di queste cose che ci vengono segnalate dai cittadini, i cittadini stessi poi le rivedono realizzate. Dico, ci avevano segnalato la questione delle panchine a via San Giuliano. Un attimo solo, sindaco, andiamo a leggere i messaggi, altrimenti le persone giustamente dicono che non abbiamo il tempo di risponderle. Poi le panchine a via San Giuliano, ci hanno segnalato le panchine a via San Giuliano. Ieri pomeriggio abbiamo montato tre panchine a via San Giuliano, abbiamo montato tre panchine a via Clanio, abbiamo montato una panchina a Viale delle Vittorie. Io spero che i residenti del posto, come dire, le adottino queste panchine e le tengano in cura. Questo dà il senso anche di come diciamo noi vogliamo essere vicino alla gente, a coloro i quali vogliono appunto sedersi sulle panchine, stare lì sul marciapiede, riposarsi, rinfrescarsi. Perfetto, sindaco, le devo leggere i vari messaggi attraverso proprio questo strumento qua, la sua trasmissione. Grazie mille. Armando scrive, mi scusi se dedico poco tempo, grazie, scrive, grande il mio sindaco. Armando scrive, lei sta facendo un ottimo lavoro, sindaco, ma pensiamo anche ai giovani e al lavoro, che è una cosa importante per Marcianise. Sul lavoro ci sono novità, sindaco? Qualche altro insediamento di azienda sta lavorando in tal senso? No, ce ne sono diverse aziende che hanno chiesto di venire qui a posizionarsi sul territorio. Stiamo pensando adesso al perfezionamento del meccanismo della banca del lavoro, ma stiamo pensando anche a qualche altro progetto per far sì che le aziende sul territorio abbiano o riescano a privilegiare i cittadini di Marcianise. Stiamo lavorando su questo aspetto qua. Angelo scrive, buon pomeriggio sindaco, le ricordo che domani, oltre alla finale di pallavolo Marcianise, a Marcianise è anche in finale regionale di sport in comune a Baronissi. Sì, è vero, perché noi abbiamo partecipato
a Sport in Comune, questa rassegna organizzata dal CONI, che abbiamo aderito come comune, abbiamo fatto le finali provinciali che sono fatte a San Nicola la Strada, adesso sono le finali regionali, dove per alcune specialità noi siamo presenti, e si, adesso non ricordo di preciso le specialità, le finali si faranno a Baronissi in provincia di Salerno, saremo presenti domani e saremo presenti con un nostro assessore, l'assessore Angelo Musolo, saremo presenti in forma ufficiale appunto come comune che è andato in finale. Domani mattina contemporaneamente ci sarà qui in città un'altra manifestazione per l'inaugurazione della sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sarà una cosa abbastanza solenne. Atletica leggera. E l'atletica leggera, anche l'atletica leggera. Grazie Angelo. Sì, grazie. Avremo l'Associazione Nazionale Carabinieri domani mattina qui, avremo il nuovo prefetto di Caserta, che per la prima volta sarà in visita qui in città, avremo la fanfara dei Carabinieri che farà un concerto qui, un breve concerto qui in piazza Umberto I, di fronte all'ingresso appunto della sezione, poi successivamente farà un giro, sarà itinerante qui per la città, per il centro della città, arriverà fino a Piazza Carità e tornerà. Sarà una mattinata all'insegna dei Carabinieri e sarà una mattinata per rinsaldare i rapporti tra Marcise e l'Arma dei Carabinieri, che tra altre cose qui in città è insediata, è presente con una propria compagnia, con un reparto già abbastanza importante per una compagnia. Carmine scrive: salve, volevo chiedere che abbiamo un problema con l'acqua che sta mancando molto spesso, di sera, di mattina e di pomeriggio. Pur avendo l'autoclave, anche lì l'acqua finisce. Caro sindaco, faccia qualcosa, grazie, buon pomeriggio e buon lavoro. Ha ragione, abbiamo un problema con le pressioni, c'è una questione, abbiamo fatto un tavolo tecnico con il consorzio idrico di area di lavoro, un consorzio che fa acqua da tutte le parti, il caso di Riplo, una struttura che non funziona. Andrebbe commissariata, andrebbe completamente rifondata. La gestione della rete idrica nostra è affidata al consorzio idrico. C'è un problema di pressione perché hanno fatto, secondo me, degli errori sulla rete, e questa però è una cosa che insomma adesso porteremo all'attenzione qualche ingegnere idraulico particolarmente competente. Ci sarà stata una questione relativa alla pressione, e quindi questa pressione, per evitare che si rompano i tubi, perché si sono rotti i tubi in continuazione, c'è stato un abbassamento della pressione e quindi perciò ci sono dei posti dove l'acqua non arriva. Tempi di risoluzione del problema più o meno, sindaco? Spero che siano abbastanza brevi. Tenga conto che in passato le condotte si rompevano in continuazione, però nessuno le riparava. Siccome adesso noi stiamo cominciando a rompere le scatole al consorzio idrico. Perfettamente. Diciamo così. Pasquale scrive: quali saranno le linee guida del PUC? Sarà un PUC a zero consumo del suolo? Sì, assolutamente. Sarà un PUC. Ringrazio per questa domanda. Sarà un PUC. A parte il fatto che ci sono degli obblighi di legge sul concetto dell'utilizzo del suolo, ci sono degli obblighi di legge ulteriori rispetto alla legge nazionale, che non è stata ancora recepita da una legge regionale, ma che è stata recepita dall'autorità di bacino, che interviene per dare dei pareri al PUC, quindi abbiamo degli obblighi di legge abbastanza chiari, ma come principio generale sarà un PUC. Il PUC sarebbe, diciamo, quello che in termini volgari è il piano regolatore, lo dico perché magari qualcuno sente la parola PUC e dice cos'è, sarebbe il piano regolatore. Questo PUC che noi ci accingiamo ad approvare, ma non subito, ma lo vogliamo fare in tempi abbastanza brevi. Questo PUC praticamente ci consentirà di riqualificare l'esistente, di sistemare l'esistente, ma di non incrementare l'esistente, cioè non siamo alla ricerca dei nuovi vani, assolutamente, anzi vogliamo sistemare la città con questo dimensionamento. Devo dire il numero di SMS perché questa è una situazione, importante. Allora. Eli scrive: sì, è vero, il problema dell'acqua è già da parecchi giorni ed io ho un disabile in casa. Ed è un vero problema stare senza acqua. Spero che il sindaco faccia qualcosa, grazie mille. Allora, io mi permetto ad Eli, col suo permesso, di chiamare o di messaggiare il numero di WhatsApp, che lo ribadiamo, sindaco, 338 649 1358, perché questa è una situazione, diciamo, particolare rispetto alle altre, sindaco, le pare? No. Ma scusate, siete nel cortile del comune? Se sì, meraviglia pura, complimenti sindaco.
Io ringrazio la signora, signori, non conosco. L'idea non è sua, ma è mia di metterci qua. Vogliamo no, dire l'idea che l'idea veramente è molto bella. Sì. Io ieri sono venuto per seguire l'evento paziente come me e devo dire sono rimasto particolarmente stupito veramente dal cambiamento che c'è stato. Sì, per favore, adesso in diretta, se l'assessore Tommaso Rossato sta da qualche parte, ci sente e viene un attimo, gli facciamo spiegare che cosa noi abbiamo trovato, che cosa faremo in questo cortile e che cosa, come dire, in quanto tempo siamo riusciti a sistemare il suo cortile. E io dico che è un segno di civiltà. Ringrazio la nostra amica che ci ha scritto, la nostra telespettatrice che ci ha scritto per questa cosa, perché mi fa un complimento, che è un complimento bellissimo, perché rimane meravigliato. Io sono contento che sia rimasto meravigliato, perché io lo dico da meridionale orgoglioso, riusciamo a recuperare un luogo senza grandi sforzi, riusciamo a recuperare, ma con un po' di intelligenza, riusciamo a recuperare un luogo che può essere un luogo tipico di un comune, non dico comune Spoleto, non dico comune di Narni, non voglio dire comune di questo tipo di Gubbio, perché per carità, però un comune di una città dell'Umbria, della Toscana o delle Marche l'abbiamo recuperato, in una logica manvitelliana. Adesso l'assessore Rossato è arrivato subito, sta qua, Tommaso vieni, l'architetto Tommaso Rossato, assessore ai lavori pubblici del comune di Marcisio, l'unico assessore ai lavori pubblici del comune di Marcisio che non si interessa di aziende da promuovere, di società da promuovere per gli appalti, per cose di questo tipo qua, che nulla sa di come funzionano gli appalti, che nulla sa di come si fanno gli inciarmi, che i tecnici con queste cose qua, e nel nostro assessore, infatti devo cambiare, devo fare una delibera, devo cambiare, non è assessore ai lavori pubblici, assessore alla bellezza, tant'è vero che lui si è fissato sui luoghi della bellezza di Marcialisa. Tommaso, per piacere, ci vuoi raccontare un attimo, perché ci hanno fatto un complimento da casa, io sono contento di questa cosa. Vabbè, ringrazio chi ha fatto il Clorinda. Clorinda, ringrazio Clorinda, evidentemente ha notato il cambiamento che c'è stato, la riappropriazione di questo spazio che è uno spazio praticamente pubblico e simbolico, è uno spazio in cui tutti i cittadini devono riconoscersi, uno spazio che è estetico e etico, nel senso che la componente etica è che i cittadini si riappropriano di ciò che era loro in una dimensione estetica ritrovata, anche perché qui quando siamo arrivati le facciate del cortile erano sfregiate e tagliate praticamente da tubi che servivano a recuperare i fumi delle cucine che prima erano stati dati in affitto a chi praticamente aveva in affitto i locali che affacciavano sulla piazza. E poi chiaramente abbiamo fatto un'opera di pulizia, di togliere il superfluo che nel corso degli anni si era accumulato. Qui avevamo proprio nel luogo alla nostra destra, c'era una tomba del periodo preromano ed era qui dal 1984 abbandonata. Noi quella tomba l'abbiamo ricomposta, traslata e ricomposta nel Palazzo Monte dei Pegni, dove tra qualche tempo, tra qualche giorno sarà anche accompagnata da una scheda in cui praticamente si parlerà di questa tomba, di dove è stata recuperata e soprattutto del fatto che sia stata praticamente qui per più di 40 anni abbandonata e così sottratta alla pubblica fruizione. Poi ancora, ripeto, in quest'ottica di togliere tutto quello che abbiamo trovato in più, c'era un luogo, una casetta, un locale tecnico dove alloggiava una caldaia. Abbiamo tolto questo obbrobrio per restituire, diciamo, al giardino uno spazio che gli era stato sottratto. Era quest'area qua, giusto? Quella che stiamo inquadrando adesso, giusto? Dove c'è quest'albero, sì, giusto? Lì c'era praticamente il locale tecnico e davanti c'era una piccola zattera, un piccolo praticamente fondazione dove era allocata questa tomba ritrovata all'epoca in cui Marcinisi si dotava dei collettori fognari. Era stata lì da tanti anni, la si può già vedere ricollocata nel Palazzo Modello. In quest'opera, diciamo, di riappropriazione, di ripulitura di tutti gli spazi,
siamo ancora, non abbiamo ancora completato tutto quest'opera, perché ci rimane ancora da rifare la pubblica illuminazione, l'illuminazione del giardino, ci rimane da fare ancora il restauro dell'edicola che abbiamo alle nostre spalle, dove è collocata la flora, che è il simbolo praticamente della rinascita, il simbolo di questa divinità che protegge e ha sotto controllo, diciamo così, sotto protezione i giardini. E ancora dobbiamo chiaramente tinteggiare le pareti che sono state, diciamo, la statua pure che vediamo dietro, insomma, sarà restaurata insieme a tutto l'apparato, alla macchina che la contiene. Però insomma, quello che c'è, ho imparato una serie di cose che non sapevo. Come al solito, Tommaso, il solito ratto è fortissimo. Tommaso è bravissimo e sta realizzando da assessore tutto ciò che praticamente aveva in testa da fare da studente, sia di liceo e sia di università, e poi da architetto successivamente, la diffusione dell'arte. No, ci sono qualcosa che le altre domande, sindaco. Va a settembre alle Terme di Terese, sì o no? Sì, abbiamo ottenuto anche questo, perché ci è stata segnalata questa cosa. Ce lo scrive Saveria. Sì, abbiamo un attimo solo, dunque abbiamo ottenuto anche questo. Devo ringraziare l'assessore Cinzia Laurenza, perché noi eravamo stati inseriti in un blocco che era il blocco di luglio, saremmo andati adesso a luglio con il grande caldo, gli anziani ci avevano detto che non ce l'avevano fatta, siamo riusciti a ottenere il periodo 13-26 settembre, quando c'è più il fresco e si riesce di più a godere delle Terme di Telese. Voglio spiegare una cosa, il comune di Marcenise mette a disposizione l'autobus per le Terme di Telese, svolge una funzione di questo tipo, dopodiché l'accesso alle Terme di Telese, la frizione delle terme è a carico delle Terme di Telese, che fa una sua azione promozionale. Questa azione c'è un calendario, in questo calendario noi eravamo stati messi a luglio, dopodiché siamo intervenuti sui gestori, sull'azienda lì delle Terme di Telese, e siamo riusciti a ottenere questo slittamento. Questo lo voglio dire, quando c'è stato segnalato il problema siamo subito intervenuti. Però lei mi fa dire delle cose, perché mentre parlo con lei... No, un attimo solo, sindaco, ci sono dei messaggi che vanno letti. Sindaco, veda come mai a Marcianise non erogano il contributo regionale per l'adeguamento sismico dei fabbricati fondi stanziati, Alberico. No, di questo... Prego, assessore, mi sa che questo può rispondere... Ma chi è Alberico? Non lo può sapere il cognome, sindaco. No, di questo... Allora, noi abbiamo... È nome e battesimo. No, Alberico cognome. No, prego. Questo è relativo praticamente a una richiesta che noi abbiamo fatto e di cui praticamente noi abbiamo rinunciato in un certo senso praticamente ad ottenere l'erogazione per i fondi di adeguamento di un sito comunale. D'altra parte, a fronte di un contributo che la regione ci dà, significava poi praticamente impegnare il comune in una somma molto grande, a fronte di questo impegno noi abbiamo preferito privilegiare soltanto, e questo è stato anche il motivo per cui abbiamo richiesto il contributo, di consentire ai privati di accedere a questi fondi accompagnati, diciamo, dalla richiesta da parte del comune. Ora aspettiamo che la regione dia stili la graduatoria. Ne lo stanno volando tutti i fogli sui. Delle richieste di adeguamento degli edifici privati. Un'altra domanda, credo, no, anche per lei. Cosa farete dove avete abbattuto l'immobile in Viale della Pace? L'abbiamo già spiegato, sì. Posso rispondere? Prego. Sì. Allora, che cosa faremo? Una piazzetta. C'è l'ingegnere Spaziano. Ingegnere Spaziano, venga qui. C'è anche il dirigente, mentre qua stiamo vedendo qua. Ah, ci sta la sede, si segue qua, ingegnere spaziale. No, sa perché? Perché adesso i lavori pubblici voglio presentare ingegnere spaziale. Ingegnere, si metta qua, perché così questi siti carogne che stanno in circolazione. Ingegnere, ingegnere, la salutiamo. Ingegnere Gennaro Spaziale è il nostro dirigente dell'area urbanistica e lavori pubblici. Abbiamo la possibilità di inquadrarle, quindi qualcuno che vuole prendere. Eccolo qua. Perché è un ingegnere. Eccola qua. No, queste sono coperte da copyright, veramente. No, ma chi le ha? No, ma voglio spiegare perché. No,
attenzione, sì, ho capito lei dove vuole arrivare, lei ho capito dove vuole arrivare, però tenga conto pure, prego. Allora, l'ingegnere spaziale è il dirigente in Italia, attualmente in Italia, il più bersagliato da denunce, queste denunce dell'ingegnere spaziale, perché stanno facendo si denuncia all'ingegnere spaziale? Perché l'ingegnere spaziale praticamente è uno che non è controllabile, non essendo controllabile nel settore dei lavori pubblici e dell'urbanistica a Marcianise fa quello che gli dice la testa. Quindi è la legge. La legge è chiara. Per cui praticamente non essendo controllabile, salto quando è arrabbiato con l'ingegnere spaziale. Questo è l'ingegnere spaziale, non è un mostro, non è un cattivo, è uno che rispetta la legge, è uno che si denuncia, è uno che si fa queste cose, però voglio dire, è uno che c'ha pure la testa dura, cioè non è che si ferma davanti all'intimidazione, perché qua ognuno lo denuncia, ma lo fa l'intimidazione, ma lui non si ferma. Voglio citare, che cos'è una rastrelliera questa? Sì, sì. C'è una rastrelliera, c'è scritto Comune di Marcianise, rastrelliera porta bici, un servizio per la città, c'è scritto. Sì, questa sì, rastrelliera, questa rastrelliera è stata montata, nella, via, vicino alle poste di via Matteotti, zona stazione ferroviaria. È una rastrelliera che serve soprattutto per coloro i quali vanno alle poste, i clienti alle poste che vanno con le biciclette, ma non solo. Questa rastrelliera è stata questa rastrelliera da un privato, è stata messa da un privato, un attimo solo, perché adesso glielo dico con precisione, è una rastrelliera che è a carico di un privato imprenditore che non ha voluto mettere la sua pubblicità, perché non l'ha fatta per la pubblicità, l'ha fatta per rendere un servizio, a quella zona e per provare un attimo anche a disciplinare quell'area dove molte volte lì ci sono auto in parcheggio selvaggio di sosta. Ci ha rimesso di tasca su intorno a 2.000 euro più o meno. Ovviamente è un servizio per la città, un servizio pubblico, a noi fa molto piacere. Voglio dire che un certo dirigente di questo comune, di cui non faccio il nome, a questo dirigente fu nel passato ripetutamente chiesto di fare un'operazione di questo tipo, l'ha sempre respinta perché non ci guadagnava nulla. No. Può darsi non che aveva i suoi motivi, no, sindaco. Aveva i suoi motivi per no, respingerla. Sto finendo di spiegare. Perché non ci guadagnava nulla la città. Ok, perfetto. Allora, perché non ci guadagnava nulla la città? Ho messo il soggetto, la città, alla fine, tipo come l'hai detto, le chiedo scusa. È il soggetto. Perché la città non ci guadagnava nulla. Invece noi abbiamo ritenuto che la città ci guadagnava e perciò l'abbiamo autorizzato. Lui ha ritenuto che non ci guadagnava nulla. La città. Perfetto. Va bene. Allora, sindaco, si farà il nome di questo dirigente? No, si farà il parcheggio in via Gemma, penso l'assessore. Vediamo che cosa ci dice il dirigente spaziale. Prego, dirigente. Gennaro Spaziale. Gennaro, lei che cosa dice? Io penso che si possa fare. Stiamo studiando. Io proprio stamattina ho cercato di inquadrare urbanisticamente la situazione e penso che attraverso il piano di recupero la situazione si possa fare. Ovviamente poi dobbiamo vedere anche sul corso economico. Un po' di voce in più. Dobbiamo vedere anche sugli aspetti economici. Diciamo. Però lei crede che si possa fare? Perfetto, da quanti posti più o meno avete già un'idea maggiore per avere più notizie, non perché voglio sapere qualcosa che magari... Precisi. In questo momento non ti posso dire. Parecchi posti, parecchi posti. Una settantina di posti. Parecchi posti. Allora, grazie sindaco da Saveria per la risposta precedente. Solo, devo dare qualche altra notizia che mi sta arrivando qui in diretta. Allora, quella là del... cosa l'ho data? La del cimitero, ho dato la notizia della rastrelliera e mi fa piacere veramente, qui si vede ancora meglio, va bene, ma non voglio far vedere queste altre fotografie. Volevo segnalare che sono in corso i lavori di preparazione di via Marchesiella stasera e domani sera. Per piacere, lei mi fa una cortesia con Gold Web TV di venire, se abbiamo la possibilità, sindaco, ce lo chiedono un po' tutti i comuni, noi ci dividiamo per quello che possiamo. Lei perché adesso ci vuole mettere allo stesso pari di altri comuni? No, noi siamo per la par condicio di tutti i vari comuni, sindaco. Sì, vabbè. Lei tra l'altro, allora, quando veste i panni di sindaco... Questo è via Marchesiello, stanno preparando, ecco sì. Qua, e Sud Sound Food, stasera, venerdì e domani, sabato... a partire più o meno dalle 17, 18 a proseguire fino all'una di notte, alle 2 di notte,
ci sta di tutto, si balla, si beve, ci si diverte. Dove? Che strada? In piazza? Via Marchesiello, nel centro, della città. Perfetto. Piazzatella, via Mondo, via Marchesiello. Comincia da stasera fino a... Stasera e domani sera. È molto bella, mi fa molto piacere se partecipate. Ne approfitto anche per dire, scusate, ma purtroppo siamo una città che è al centro di diverse iniziative, per grazie di Dio. Ho visto che la connessione non si è interrotta mai, sì, che significa sempre, non è un problema mio. Sempre stasera c'è lettura sull'amaca al centro, allo spazio corrosivo, a partire sta dalle 21:30. Lettrice Anna Marchesiello, spazio corrosivo, lettura sull'amaca, racconti di Jack Tessaro. C'è Anna Marchesiello che legge e ci sarà uno spuntino di accoglienza all'arrivo, e a spazio corrosivo via Foglia 65. È importante, sempre stasera. Voglio dirvi che c'è una inaugurazione importante, la presentazione importante di un'associazione importante che si tiene al teatro Ariston, e che è alle 20, ed è una vivicità, è un'associazione che sarà molto presente sul territorio. Ringrazio il dottor Domenico Moriel che se ne è fatto promotore insieme ad altri. E poi sempre stasera voglio dire che c'è stata una festazione sportiva importante, 19:30, vecchia Campifatta, Carapificio, torna in vita una grande associazione pugilistica intitolata stavolta Salvatore Bizzarro, grande maestro di pugilato. Hanno rifatto i lavori, sono stati sistemati, è stato rimesso tutto in sicurezza. Ringrazio il presidente Antonio Maltempo, e stasera c'è l'inaugurazione con una serata dei pugilati e saremo là. Le chiedono progetti per l'estate e sì, le piste ciclabili. Progetti per l'estate, stiamo lavorando, sarà una mega sorpresa, ci sono diverse iniziative per quest'estate, il calendario, abbiamo accavallamenti di calendario, quindi ci muoveremo anche per quest'estate. Per quanto riguarda le piste ciclabili, ci stiamo lavorando. Chi ce l'ha fatta questa domanda sulle piste ciclabili? Pasquale. Allora sì, ci stiamo lavorando per queste piste. Abbiamo diversi progetti. Tra le altre cose, noi dobbiamo fare la pista ciclabile vera, non potremmo fare la pista ciclabile finta. Pensa a usare le piste ciclabili che sono finte. Noi dobbiamo fare quella là vera. Assessore Rossano, volevo dire solo che la pista, o meglio le piste ciclabili, rientrano in un programma molto più ampio di intervento nella città attraverso il PUT, che è il piano urbano traffico. Che ne abbiamo parlato prima. Ma noi abbiamo. Questa è un'altra facciata, io mi parlato del PUC. Del PUC? Questo è il PUC. Ah, non avevo capito. Noi stiamo lavorando su tutto. Adesso l'assessore Rossano sta lavorando al piano urbano del traffico, che prevede, ci siamo affidati all'università e prevede tutta la cosa. Assessore, dica. No, volevo solo dire che abbiamo avuto una prima interlocuzione con l'università, con la quale ci rapporteremo per la redazione di questo piano PUT, che è piano urbano del traffico. E noi in questo, proprio perché vogliamo dare grande risalto alle piste ciclabili, ma ad un progetto sostenibile, con l'università abbiamo aggiunto, forse di questo un giorno chiederemo pure il copyright, che alla sigla tradizionale di PUT abbiamo messo una S, cioè piano urbano del traffico sostenibile, in cui praticamente si darà grande importanza e grande centralità al tema. Dottore, venga qui, dottore. Cioè, abbiamo anche il dirigente, venga qui, il nostro direttore d'ambito, il dottor Alessandro Cappuccio, venga qui, si mette vicino all'ingegnere spaziale. Il dottore Cappuccio non è mai apparso in un'immagine mai. Televisiva né fotografica negli ultimi 30 anni, penso. Fatta eccezione di quelle là della comunione, battesa, prima cresima. Piacere, dottore. Il dottor Alessandro Cappuccio sta qui e questo è uno scoop. Stava concludendo, assessore. Concludo solo la S, quindi il PUT si arricchisce di questa consonante, che però ha un significato strategico per noi molto importante. Cioè piano urbano del traffico sostenibile, in cui è centrale praticamente l'approccio alla in cui siano privilegiati praticamente i percorsi
soprattutto quindi ciclabili, in cui praticamente la città, che il Marcese, che ha una, come dire, ha un andamento estremamente, anzi completamente praticamente orizzontale, e quindi questo ci consente praticamente di andare, di sollecitare il traffico sulle bici. Io adesso le posso dare una notizia, così le do una notizia in diretta. Rapidissima, perché devo leggere i messaggi, altrimenti non ce ne mandano più, sindaco. Prego. E che dobbiamo fare? Ah, le faccio la domanda, allora, Giuseppe. No, le do uno scopo. Dunque, questo qua è un provvedimento della Regione Campania, che sono i soldi che la Regione Campania, lei si ricorda che faccia l'Istituto Superiore della provincia di Caserta? I soldi che dovevano andare, perché la provincia non ha i soldi, la regione che è intervenuta mettendo a disposizione 1.200.000 euro per i lavori urgenti da farsi, ce l'ha presente, vedi il presidente De Luca, praticamente sono stati stanziati, signor. Sono stati stanziati, glieli do in diretta, lei mi deve scusare ovviamente. Ma per le scuole sarebbero sì. quei 70.000 euro per ogni singola scuola? 40.000 euro, non è 70.000. Ah, 40.000, sì. Ce ne sono alcuni che sono bocciati ed altri che sono stati accettati, promossi. Le do l'elenco mio personale, sono state promosse l'Istituto Fedalis Buccini 40.000 euro, l'Istituto Novelli 40.000 euro, l'Istituto Lener 40.000 euro, l'Istituto Quercia 33.500 euro. Quindi praticamente noi siamo a posto, come comune di Marcellini abbiamo fatto tutto, ci siamo stati, abbiamo seguito la pratica, la voglio dare la notizia, penso che i dirigenti scolastici già ce l'hanno, se lei vuole sapere gliela do. Così, se le posso dire quali sono gli istituti che sono stati bocciati, facciamo informazioni. Perché bocciati? E per tutta una serie di motivi che non sto qui a dire. Perfetto. Istituto Volta di Aversa, il liceo Fermi di Aversa, Istituto Falco di Capo, Istituto Cappello di Pedimonte Matese, Istituto Da Vinci di Santa Maria Capuet, Istituto Nervi di Santa Maria Capuet, Istituto Taddeo di Sess, l'Istituto Professionale di Teano, l'Istituto Mattei di Caserta e l'Istituto Ferraris di Caserta. Questi qua si attaccano al tram, come si dice in gergo, gli altri invece sono stati accettati. E Marcianisi ha fatto il pieno, giusto? Tutti 4 accettati? 4 su 4, perfetto. Grazie. Allora, io devo leggere ancora, questo messaggio, sì. Bene, ecco sindaco, c'è qualcuno che abbiamo detto che li leggiamo tutti, quindi anche questo va letto. Clorinda riscrive: non trovo corretto che l'intervistatore non dà modo di esternare i pensieri del sindaco, sa da dire la verità, per questo Velardi mi è molto simpatico, per questo, si deve dire la verità, era riferito al fatto che non trovava corretto, per questo Velardi mi è molto simpatico. Dice quello che pensa, bravo. Io devo rispondere perché ovviamente abbiamo detto che leggiamo tutti i messaggi. Signorina Clorinda, non so chi sia. E io voglio soltanto dire che quando il sindaco. Per il nome, che è bellissimo. Clorinda è un nome elegantissimo. Il sindaco, devo dire la verità, è molto bravo a svestire i panni di giornalista e a mettere quelli di sindaco, perché quasi si dimentica di essere un giornalista, e lui sa perfettamente che la categoria in questo momento rischia maggiormente le querele, anche se parla il sindaco, si chiamano querele per omissione di controllo, spetta al direttore della testata, in questo caso io. Quindi se a volte freno il sindaco è per evitare una querela nei confronti suoi, ma soprattutto una querela per omissione di controllo nei confronti miei. Ecco perché dissento continuamente da alcune idee che ha il sindaco. Allora, ecco il motivo, non voglio fare quello antipatico. Allora, scrive Raffaele, ringraziamento all'operato dell'assessore Rossano. Marinella scrive, sta guardando il video in diretta. Alberto scrive, lo posso dire, Alberto Negro, grande cappuccio. Che non gli facciamo dire niente, no, sì. Chi ha detto? Prego. Allora, mi fa piacere che c'è il dottor Cappuccio, perché il dottor Cappuccio è un dirigente, cioè che con la sua ritrosia, con la sua ritrosia e con i suoi modi molto misurati, sta sempre in secondo e terza fila, invece svolge un ruolo importantissimo qui in comune Marcise e nell'ambito sociosanitario. Io lo ringrazio moltissimo perché il suo arrivo ha consentito di sburocratizzare tutto questo sistema e di riuscire veramente a fare un'azione che sia un'azione importante sul piano dei servizi sociali. Dottore Alessandro Cappuccio, dottore, ci può spiegare un pochettino, insomma, qual è l'azione che sta maggiormente seguendo in questa fase? E al dottore Cappuccio, altre cose siano anche rivolti per seguire la vicenda
del nostro Giuliano, cercando di uscire dal dato burocratico e cercando di dare un seguito poi a questa attenzione molto forte che c'è nei confronti di Giuliano, che lo dico per chi non lo sapesse, è il bambino di cui ho la patria potestà, Marcianisano, che adesso è all'ospedale Santo Bono a Napoli perché è in gravi difficoltà di salute e che però diciamo, come dire, sta godendo della vicinanza di una comunità intera, non soltanto della comunità. Dottore, ci dica un po' questa burocratizzazione, a che punto siamo? Stiamo cercando di velocizzare quanto più possibile i procedimenti, facendo in modo che l'utenza finale, cioè il cittadino a quale interessa il servizio più di altro, il procedimento amministrativo, si ottenga il risultato, che è quello di offrire dei servizi efficienti. E per fare questo però bisogna curare i procedimenti sia dal punto di vista amministrativo ma anche nel rispetto della legalità e della legittimità degli atti. Questo richiede uno sforzo maggiore da parte di tutti, perché poi non bisogna stare attenti ai due eccessi, quello di non fare niente, essere fermi e rallentare tutto per paura poi di non commettere sbagli, o quello magari di passare dall'eccesso opposto di chi poi diciamo nell'entusiasmo, no? Si butta a capofitto e poi magari deve poi ritornare indietro e questo rallenta l'attività. Dottore, le do la notizia in diretta, la Guardia di Finanza mi ha scritto perché una signora che ha presentato la domanda per avere i contributi per i fitti praticamente ha fatto una dichiarazione falsa, cioè praticamente non ha messo lì dentro che è proprietà di una serie di immobili, hanno fatto il controllo incrociato e ovviamente non ha diritto, ce l'ha scritto chiaramente, non che diciamo no, la dobbiamo depennare da coloro che praticamente fruiscono di questa cosa. Questo per dire che noi siamo anche di fronte a una serie di certificazioni false. Poi il settore sociosanitario, che è un settore dove praticamente, come dire, sarà vecchio imbruglione, non è una cosa, sarà vecchio avventuriere. Vabbè, si è mantenuto e sta bene così. Gaetano scrive: un anno di amministrazione alla grande, per i prossimi anni la vedo ancora meglio, avanti così. E viva Marcianisano! Lui mi vede male, lui mi vede bene. Così mi invita però a nozze, perché la vedo male pure io, perché lei sta acquisendo un particolare successo, ma in generale per le operazioni che sta svolgendo con la sua squadra di amministrazione, non certo per il diario, non certo per la comunicazione, perché ho l'impressione che da Roma siano sempre più propensi a volere lei tra i candidati al Parlamento, me la o una curiosità, al Senato. È un'impressione mia, ma lei con chi parla? È un'impressione mia. Lei fa il giornalista, io faccio il giornalista, lei sa perfettamente, qui le faccio ancora i complimenti perché sveste rapidissimamente i panni di giornalista. Però insomma si crea una situazione per la quale Velarde in questo momento può essere un catalizzatore per quanto riguarda il territorio della provincia di Caserta. Lei che ne pensa? No comment. Bartolo scrive: che le devo dire? Vabbè, perfetto. Noi stiamo facendo gli amministratori di questa città, gliel'ho detto l'altra volta. No, sì. Lo voglio rassicurare tutta una serie di miei avversari, persone che vivono con il chiodo fisso di dire domani che farà Velarde. Io sto facendo l'amministratore di questa città con una fatica enorme, lo voglio dire, sottolineo, ormai ho fatto il conto, praticamente sono 14 mesi e 12 giorni che io non faccio un giorno di riposo, 14 mesi e 12 giorni, tra campagna elettorale, non ho fatto un giorno di riposo. Di questi 14 mesi e 12 giorni io prima o poi devo pure riposare, prendere schiatto. Questo qua non si può mantenere all'infinito, per cui io non è che posso fare l'amministratore all'infinito. Detto questo, però, io ho assunto un impegno che devo fare l'amministratore e soprattutto di fare l'amministratore in un modo completamente nuovo. L'avevamo detto in campagna elettorale, qualcuno non ci ha creduto, pensavano che io dicessi fesserie, però noi stiamo realizzando ciò che abbiamo detto in campagna elettorale, quindi lo stiamo facendo. E questa cosa qua ci sta consentendo di poterci presentare dalle persone e dire: ecco qua, queste sono le cose che facciamo. E di questa cosa noi siamo particolarmente orgogliosi. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso, adesso siamo qui, c'è l'assessore, un volto nuovo, c'è l'ingegnere spaziale, un volto nuovo. Sindaco, le devo fare un'altra domanda. Caro sindaco, quando avrà inizio famosa restate ragazzi a Marcianise? Mi sono sfuggite le date. Diamo le date, restate a Marcianise? No, non ce l'abbiamo. Non ce l'avete ancora? No, siamo definiti. Francesco scrive: da San Prisco guardo queste dirette perché sono belle, è bella questa vicinanza 2.0 al paese. Io ringrazio gli amici di San Prisco,
San Brisca è una città che questo vicino... testimonia, vede? No, no, quello che dicevo in precedenza, vede? È una città... Sta creando già il... San Brisca è una città che mi sta particolarmente a cuore, è la città dove ha vissuto per lunghissimo tempo una mia zia che io andavo sempre a trovare. Continua ad avere casa lì, nel centro storico di San Brisca. Dopodiché San Brisca è una città dove c'è stato un socialista importante che mi scrive sempre, in continuazione, di cui non faccio il nome. Adesso è una città che ha rappresentato anche un modello organizzativo, un modello amministrativo per un certo periodo di tempo, oltre che avere un contesto paesaggistico molto bello con la montagna che ci sta là, famose olive di San Brisca, che sono buonissime, che io mangio da quando ero ragazzo, e mi fa particolarmente piacere questa osservazione che ha fatto, perché questo dà il senso di quello che noi vorremmo fare, cioè abbattere tutte le intermediazioni e passare direttamente dall'amministratore all'amministrato. Lo devo dire, il diario, che è stato, come dire, andesignano da questo punto di vista, ha innescato una serie di meccanismi. Qui abbiamo sacerdoti che fanno il diario, presidenti di commissioni che fanno il diario, cittadini che fanno il diario, presidenti di associazioni che fanno il diario. Tutta questa cosa qua è un fatto molto bello, io lo considero un fatto positivissimo, perché c'è stata la possibilità della veicolazione. Qualche politico della sua corrente che fa il diario. Sì. Quale corrente? Che corrente sono? Centrosinistra. Ah, area centrosinistra. È stato ribadito pure vicino al PD stamattina in un comunicato stampa. Che è su comunicare? Ah sì, non mi faccia parlare di quel comunicato. No, me ne parliamo. Assessore Rossano, ho capito già. Assessore Rossano, l'installazione di quella ferraia per il parcheggio delle bici nei pressi della posta, zona San Simeone, non si poteva fare diversamente? Ah, attenzione, no, assessore prima Rossano. Voglio intervenire. Prima e poi l'assessore. Allora, questi qua appartengono. Quello che ha scritto appartiene. Non abbiamo detto il nome, Saverio, c'è scritto Saverio, ed è un cittadino metropolitano, potrebbe scrivere da casa pure. Perfetto, ora ovviamente... non lo sa. Ovviamente, Ferragli è una cosa proprio... Questi qua sono quelli di Confucio, della serie, vogliamo che non si fa mai niente, perché se si fa qualcosa... è certo che quella rastelliera si poteva fare meglio, come no? Se la facevamo d'ora era ancora... Questa è una frase molto renziana. Ma no, ma questo è chiaro. Allora chiediamo scusa a lui di aver fatto questa ferraia, chiediamo scusa, scusateci che abbiamo fatto questa cosa. Noi abbiamo fatto una cosa che è un simbolo di civiltà, l'abbiamo fatta in un posto, secondo un parcheggio, abbiamo occupato un'area di quel parcheggio e abbiamo fatto questa cosa secondo il codice della strada, l'abbiamo fatta a costo zero per il comune, sono privati che non ha voluto neanche mettere il suo nome. Che cosa altro dobbiamo fare? Dobbiamo distribuire i soldi a quelli che vengono a parcheggiare. Da domattina ci mettiamo là, diciamo, venite a parcheggiare la bicicletta, vorremmo pure i soldi. Che dobbiamo fare? Diciamo così, scusate se abbiamo fatto stare a stretire. Prima di chiudere... Perché ho parlato io, non ho fatto parlare Rossano, perché essendo Rossano un signore, lui è nipote del primicello, l'ex primicello del Duomo di Marcese, e normalmente è un signore, è signorile, e non rimane oltre le righe, io vado sopra le righe. A proposito di persone che non vanno sopra lì, facciamo dire qualcos'altro. Dobbiamo chiudere, siamo alla fine. Al dottore Cappuccio. Dottore Cappuccio, sulla vicenda di Giuliano siamo particolarmente impegnati. Ci dica che stiamo facendo, che pensiamo di fare. Questo è campana del Duomo, sa sul parroco del Duomo, che sono si campana in continuazione a qualsiasi ora. Infatti sono le 4 meno un quarto. E 4 meno quarto comincia a sumare il campana. 15 e 40. Il parroco del Duomo. Sì, no, lei gli ha tolto i fondi pure alle chiese. E quelle per dispetto ci sono le campane, no, non credo. No, le sono è una le battuta, sono, ovviamente. Sono belle le campane, però è 4 meno 4. È un po' complicato. Ah, un attimo solo. Saverio scrive: assolutamente mi avete frainteso. È a ridosso di un incrocio, a ridosso di una zona veramente pericolosa. Sta parlando della. Quando c'era la strada? Sono quando c'era la strada? Quando cambierò quando c'era la strada? Quando cambierà il codice della strada toglieremo quelle, che dobbiamo fare? Perché aveva scritto perché sì, l'avevamo fraintesa. L'ufficio postale sta all'angolo, sta in un angolo, cioè sta messo in un angolo. Questa rastrelliera io dove la devo andare a mettere? Sulla luna, allora già mettere. L'abbiamo messa a ridosso dell'ufficio postale. Prego, sindaco, stava parlando interrotto. Dottore Cappuccio, dottore alzi la voce perché stanno si cammare che sono, sì. Che ce l'hanno fastidio. Sì, dobbiamo fare in modo di rendere anche più effettivo quello che a volte l'esercizio della tutela nei confronti dei minori abbandonati sia efficace. Nel caso specifico di questo bambino che ha avuto questa grave disabilità che purtroppo
lo costringe a frequenti ricoveri ospedalieri, stiamo studiando il modo affinché anche chi appartiene al mondo del volontariato, dell'associazionismo, del mondo degli OMS possa dare una mano e aiutarci in questo senso, anche a dare quel contributo di solidarietà e di presenza fisica che in queste situazioni, come dire, non apprezzo, perché è proprio l'intervento di chi spontaneamente, senza nessun profitto, ci vuole aiutare in queste situazioni che dà delle risposte veramente efficaci, ma dal punto di vista proprio umano. Perfetto, sindaco, noi abbiamo finito perché la batteria ci sta lasciando, noi siamo in esterna, quindi non abbiamo il caricatore, 10 secondi, altrimenti ci staccano, come si suol dire. Un grande grazie a tutti i volontari che ci hanno dato, ci stanno dando una mano, ci danno una mano per Giuliano, è un grande grazie. Io devo leggere il messaggio alla fine di Alberto Negro, speriamo che non riesca a beccare. Complimenti agli agenti della Polizia Municipale che hanno ricevuto l'encomio da parte del sindaco, e grazie soprattutto al cittadino che collaborando è stato determinante per l'ottimo intervento dei vigili. Signori, grazie come al solito. Ci vediamo. Sindaco, siamo a 1:20 di diretta. E non ci seguirà più nessuno. Un saluto a tutti.